La scelta di concentrare tutte le attività per il trattamento del virus da Covid-19 deriva dalle indicazioni ministeriali di accentrare il trattamento dei casi in un unico sito, in un unico presidio, ciò al fine di evitare commissioni all'interno della stessa struttura di casi normali, casi di trattamento sanitario routinario, da casi invece da virus Covid-19. In tal senso la scelta migliore che abbiamo ritenuto, sulla base anche della scorta dei suggerimenti ministeriali e degli servizi di epidemiologia, è quella di accentrare tutto quanto all'interno di un'unica struttura, anche per un discorso di logistica, anche per un discorso di gestione, di fornire i DPI, i dispositivi di protezione individuale, e anche da un punto di vista impiantistico per individuare una struttura che rispondesse alle caratteristiche necessarie per trattare pazienti che sono sottoposti a ventilazione assistita, quindi che hanno bisogno di ossigeno. In questo senso la scelta migliore si è ritenuto fosse quella di Bosco Trecase. Il presidio ospedaliero di Bosco Trecase è il presidio più nuovo, maggiormente performante, quello che è stato costruito in epoca più recente e che è dotato di una maggiore flessibilità, ma anche di soluzioni impiantistiche che sono più aderenti a quella che è la necessità di trattamento di questa tipologia di patologia. Come dicevamo prima, c'è bisogno di ventilare, quindi di avere ossigeno. Gli impianti di Bosco Trecase, essendo più nuovi, essendo più performanti, sono quelli che consentono di gestire meglio la trattazione del caso. In questo senso c'è anche un'altra riflessione da fare. Nel presidio di Bosco Trecase sono immediatamente attivabili almeno 20 posti letto di terapia intensiva. Come, non essendoci una terapia intensiva? Utilizzando le sale operatorie. Il blocco operatorio ci consente di avere a disposizione almeno 13-15 posti letto per trattare in terapia intensiva, utilizzando gli spazi delle sale operatorie e quelli della preparazione del paziente, e di arrivare a un numero di circa 15, come dicevo prima. In più, all'interno di Bosco Trecase vi è una unità di terapia intensiva cardiologica, la cui struttura dal punto di vista organizzativo è similare a quella di una terapia intensiva. L'unico discrimine è avere a disposizione dei ventilatori polmonari. Stiamo cercando di recuperare nel più breve tempo possibile ulteriori ventilatori meccanici per attrezzare anche queste altre 5 postazioni, in maniera tale da fornire questo presidio di almeno 20 posti letto di terapia intensiva, ed in più avere tutte le altre degenze da utilizzare come terapia subintensiva o terapia per il trattamento di polmoniti, quindi attività di tipo pneumologico. La terza cosa è quella di avere a disposizione il pronto soccorso, che disattivato potrebbe consentire di ricevere i casi che sono attualmente sospetti e di farli sostare lì nelle more di capire se siano casi che sono dei falsi positivi, dei sospetti che invece diventano negativi o dei positivi reali. Quindi questa camera di compensazione, che era il pronto soccorso attuale, abbastanza ampio, abbastanza grande, che consente di tenere separate i sospetti da quelli che sono casi effettivamente positivi e ricoverati da ricoverare ai piani superiori, ci consente di avere una modularità di esercizio ed una flessibilità che ci consente proprio di dire che pensiamo di aver fatto la scelta giusta. È inutile nasconderlo, è un momento di grande difficoltà per tutti quanti, per i cittadini, per la cittadinanza. La paura che si ha di contrarre il coronavirus può essere combattuta evitando di uscire, rimanendo a casa, ma quello che è importante è cercare di dare un aiuto anche per gli operatori, perché l'evitare di incrementarsi dei casi aiuta anche gli operatori sanitari a trattarvi meglio. Agli operatori sanitari un grande ringraziamento. È uno dei momenti più difficili della storia di questo paese, e gli operatori sanitari sono la nostra grande risorsa, le persone che si stanno prendendo cura di noi e dei nostri cari, e che con il loro sacrificio cercheranno di tenere a galla la nave Italia. Per cui un grande ringraziamento a tutti i nostri operatori, agli operatori della Napoli 3 Sud, a chi ci darà una mano, al loro senso di responsabilità sul quale contiamo davvero tanto, a quello che ci stanno dimostrando di fare, e una richiesta invece alle persone che ci ascoltano di evitare false notizie. Distorcono l'informazione e ci complicano il lavoro. Tanta gente che ha una informazione non corretta potrebbe fare delle scelte sbagliate.